E Eccoci qua, allora, c'è stavamo fervore, sorridendo, ti sì. stavo raccontando qualche aneddoto, perché Sì. continuiamo con questa puntata tutta dedicata alle donne. C'è uno da trovare, una bellissima donna, innanzitutto, una bravissima attrice. Stavamo raccontando un aneddoto, lo racconto anche a voi. Io ho avuto la fortuna di fare l'amore con lei, ma non è vero, Oh. solo sul set di Un posto al sole. Chiaramente non l'abbiamo fatto davvero, però la storia raccontava questo, perché lei è un volto storico di Un posto al sole. Diamo il buongiorno a Samantha Piccinetti. Buongiorno Samantha. Grazie, buongiorno a voi. Guarda che Buongiorno. c'è mio marito che ci sta No, ma ascoltando, era ci sta vedendo. finzione. Poi ci arriviamo a parlare di tuo marito, perché insomma ne Ma era abbiamo di d'accordo tanto da mio dire. marito. Confermo, sì. Io e Simone abbiamo avuto Una una. liaison. Sì, chiamiamola così, l'avrei chiamata in un altro modo, però è stato in un camerino di un negozio di abbigliamento. È stato bellissimo. Com'era la storia poi, però? La Perché storia, io sono non. stato un po' un elemento disturbatore della tua storia, Sì, una questo storia me che lo avevi ricordo. da tanto tempo nella soap, Come ci siamo arrivati a quel camerino? cioè che io lavoravo nel negozio, Sì, o che io ero lavoravi nel proprietario del negozio? negozio, tu Sì. mi servivi, come dire, mi fornivi tessuti, giusto? Sì, chissà. Tu mi fornivi dei tessuti, ecco, mettiamola così. Bravo, bravo! Sì, ora mi ricordo. Oh! E il resto poi è storia. È la Poi diciamo, vecchiaia. no, per carità. Comunque sei sempre bellissima, Grazie, grazie. permettimi di Grazie, Sì, anche voi sì. ragazzi. Ma non è vero, non è vero. Ma insomma, dai, parliamo di te. Sì. Una donna, una moglie, una mamma è un'attrice. Soprattutto, come fai a. Oddio, detta così, veramente. Sembra difficile, Visto che vero? sono un soggetto ansioso, mi crea ancora più ansia. Sembra tanta roba, effettivamente. Sì. Come riesci a coniugare tutto? arrancando, come tutte le donne. È un ruolo un po' tosto quello che, insomma, quello che abbiamo, Certo. perché dobbiamo gestire un po' tutto. Quando abbiamo dei figli è tosta gestire anche la carriera, il marito. ci si fa, nel senso che ci vuole un po' di organizzazione, molta, molta, molta pazienza. Sì. Non bisogna pretendere di fare tutto perfettamente. Certo. Cioè, insomma, anche nella gestione dei figli, ogni tanto, vabbè, se non prepari la super zuppa biologica con tutto un milione di Ma verdure anche sul e dai, surgelato va sì, o sul bene. gelato, Dici se usi la carta igienica come Scottex in cucina, diciamo, per esempio. quello, insomma, diciamo che è Ah, all'ordine del giorno, se ecco. dimentichi di comprare qualcosa, insomma, fai un po' MacGyver della situazione, Esatto. cambi sul momento, però sì, tanta pazienza. Sì. Poi devo dire che ho la fortuna di avere un marito che aiuta, Eh sì. cioè che è Meno male. presente e che anche nella gestione delle bambine è bravo. Volevo lamentarmi, ma vedi, non Non posso. hai Non puoi. spunti, non hai spunti per Cioè, c'è farlo. sempre qualcosa per cui lamentarsi alla fine, se Sì. No, proprio vogliamo andare a cercare. ma ne Però parliamo perché la no, vostra è una Michelangelo bellissima è bravo. storia, ma si vede. Però facciamo un passo indietro. Come nasce questa passione per la recitazione? Io so che è nato tutto sul set di uno spot, quando eri piccola piccola. Sì, no, sì, Diciamo. non ero così piccola, anzi, ero già grandina. Allora, io ho vissuto in paese, un paesino della Toscana, bellissimo, dove, sai, quei paesi in cui dove la qualità della vita è alta, si sta bene, tranquilli, però c'era qualcosa che non. Sai quando non ti senti soddisfatto, no? Che Sì, hai bisogno, ti sta senti che c'è, stretto. sì, ti sta stretto, senti di dover fare qualcos'altro. Infatti, la prima cosa che ho fatto è stata iscrivermi ad archeologia. Andavo sempre in delle direzioni di scelte per cui si andasse via di casa a un certo Sì. punto, no? Però anche lì non ero pienamente soddisfatta. A un certo punto ho iniziato a fare dei lavori come modella e da lì poi primo spot, secondo. E quando ho conosciuto Milani,
per lo spot di Kinder Bueno, si può dire, sì? Ma sì, lo diciamo. E abbiamo iniziato a parlare, insomma, della recitazione e... Riccardo Milani? Sì, regista, Riccardo Milani. Marito di Paola Cortellesi, sì. Giusto? Sì. E da lì, insomma, si è aperto un po' un mondo. Era uno dei primi spot che facevo e ho capito che quella era la direzione. Sì. Non lo sapevo fino a che non ho iniziato, non avevo fatto scuole ancora, io facevo l'università, facevo qualche lavoretto qua e là come modella, però non avevo fatto niente di recitazione. Poi, insomma, il mio paese era stato chiuso il cinema. Ecco. Chiuso ecco. Il teatro, non avevo approcci, no? Certo. In quella direzione e a un certo punto, insomma, ho detto, vuoi vedere che è quella? Infatti ho iniziato a fare i primi corsi di recitazione a Milano e poi è arrivata la tua strada. Sì, cioè ho proprio capito, ho detto, cavolo, era questo, l'ho trovato finalmente. Beh, ma avere questa epifania, no? È una rivelazione incredibile, è perché sì, certo. C'è chi cerca tutta la vita e chi ci riesce poi. E non trova. Sì. Poi, insomma, vabbè, ci sono anche tantissimi altri fattori, problemi, certo, fattori, certo, insomma. Certo. Non sempre si riesce a fare quello che... realmente si vuole, no? Esatto, diciamo è un lusso. E poi c'è stato un provino di archivio che era rimasto lì, nell'archivio di Un Posto al Sole. Ah, sì! No, loro hanno, appunto, la RAI di Napoli, hanno questo archivio immenso, pieno di scartoffie, di video, appunto, di archivio, perché spieghiamolo, a volte nelle serie dicono fai un provino generico. Sì. Se c'è un personaggio che esce, magari adatto a te, ti chiamiamo. Esatto, ti ripescano. Quindi tu non ci pensavi più? Ma no, io non ci pensavo, anche perché... Ora, la dico così, ma non ci ho mai creduto ai provini d'archivio. Cioè, sì. Avevi sempre l'impressione che, ok, fatto, ciao, messo lì e nessuno ti avrebbe richiamato. Le faremo sapere, arrivederci. E invece un giorno è arrivata la telefonata, io convinta che dovessi andare a fare un altro provino. Invece la mia agente dell'epoca mi ha detto, no, guarda che devi andare a girare. Ma come a girare? Non ho fatto il provino. Ah, sì, l'hai fatto, non ti ricordi? E niente, e da lì, insomma, poi è iniziata questa iniziare. Avventura. Sì, bellissima. Quanti tra anni l'altro. Sei stata Un Posto al Sole? 10. Ammazza. 10 anni. E dovevo iniziare con 2 o 3 pose e poi... Sei rimasta lì. Sono rimasta lì. Arianna Landi. Che ne combina un po'... Sì. Arianna Landi rimarrà sempre nel tuo cuore sicuramente. Certo, ma non è detto che sia finita. Qui abbiamo dello uno spoiler. Allora, vabbè, la storia è ancora in piedi, si sa, quindi ci potrebbe essere da un momento all'altro un rientro. Chi lo sa? Però, saresti detta contenta. Tra noi, sì. Tanto non ci sente nessuno, quindi non... No? Esatto. Bisogna seguirlo per capire se tornerà Arianna Landi. Bisogna seguirlo, esatto. Diciamo che poi si ora sono... vi interrogo. No, guarda, non so se ci trovi preparati. Insomma, Un Posto al Sole è una serie che è diventata così tanto nazional popolare, che va avanti dal 1996, se non sbaglio. Sì. Quindi di cose ne avete vissute. Sì. Penso sia stata per te una seconda famiglia. Tu sì. Abbia vissuto a Napoli per molto tempo. Immagino tanto facessi tempo. Anche avanti e indietro. Sì, avanti e indietro. Vabbè, c'erano dei periodi in cui si stava molto di più a Napoli che a Roma, ovviamente. E sì, per me è stata assolutamente una seconda famiglia. E si è creata anche la mia famiglia lì, quindi... Sì. Non è stato solo un lavoro che mi ha dato tanto anche dal punto di vista professionale, ovviamente un sacco di crescita, ma è stato... Posso dire che mi ha dato tutto Un Posto al Sole. Sì. Mi ha dato mio marito, mi ha dato le mie figlie, mi ha dato il lavoro e insomma. Perché tu, diciamola, il personaggio di Arianna poi inizia una relazione con Davide Benvenuto, giusto? Benvenuto, che sì. Poi è il marito di Serena Rossi. Sì. Quindi vi siete tutti, come dire... Allora, è qui stato... si apre un altro capitolo. Sì. Sì, c'è stato un po' uno scambio di coppie. Sì. Perché all'interno di Un Posto al Sole, Serena Rossi, sì. Era Carmen, la moglie di Michelangelo, cioè di Filippo. Sì, tuo marito, attuale, sì. Poi sono entrata io e mio marito è diventato Davide.
che invece è il compagno di Serena nella vita. Nella vita reale, certo. Avete capito, sì. Cioè, sì, abbiamo capito. È stato diciamo che, Beautiful, Beautiful e Brooke e Ridge per voi, insomma, sono bruscolini. No, vabbè, ma figurati, dai. Cioè, loro alla fine, insomma. No, ma una bellissima storia la loro, una bellissima storia la vostra. No, devo dire che è carina questa cosa. Cioè, inizialmente l'avete tenuto nascosto, il letto. Io e Michelangelo? Sì. Sì, un po' sì. Perché in generale nella vita, insomma, vedete anche magari sui social, così non divulghiamo molto il nostro intimo, perché è una forma di protezione, insomma. Comunque siamo esposti di default. Certo, ma quindi... una cosa per esempio che io apprezzo molto, ho visto anche sbirciando sul tuo Instagram, è che le foto delle vostre due bellissime bambine non ci sono. No, no, tendiamo no. Io lo trovo una cosa giustissima, sinceramente, soprattutto se sei figlio di una persona che fa spettacolo e non hai deciso di apparire. Sì, perché, esatto. Vabbè, oggi è molto diffusa, cioè, insomma, senza fare nomi, ma insomma, io non condivido, sinceramente, non condivido. Si fa, insomma, un uso del mezzo un po', forse un po' avventato, secondo me. Poi, però, questa è la nostra politica, cioè, però esporre così le mie figlie, non me la sento. Cioè, sia dal punto di vista, insomma, delle scelte, loro non l'hanno scelto, e quindi, però anche dal punto di vista della protezione dei bambini, cioè dei minori, perché succedono delle cose, insomma, molto spiacevoli. Michelangelo ha avuto vari casi di, insomma, di appropriazione di identità. Sì. Sui social, ecco, vari profili falsi. Vari profili con situazioni anche molto molto spiacevoli e complicate. Ecco, allora ho detto, se ci fosse stata di mezzo mia figlia in quelle foto, in quegli altri profili in cui persone chiedevano soldi, di tutto. Non fa una piega. No, comunque, avrei avuto molta ansia, capito che comunque sono un soggetto ansioso di continuate così. Allora, è vero che non condividete molto, io però qualcosa sono riuscito a sbirciare sul tuo Instagram. Una bellissima parentesi a Venezia, una bellissima esperienza. Vediamo questo video di te e Michelangelo. You know that I want you, and you know that I need you. Però la vostra non è una bad romance, it's a beautiful romance. No, non è una bad romance. Però posso dire una cosa, poi commentiamo. Siamo tumultuosi. Ma Michelangelo invecchia? Certo che invecchia, ma sono io che non invecchio, tu sei sempre bellissima, però lui mi sembra sempre uguale, com'è possibile che li si prende? No, è vero, anche secondo me, però lui è, mamma mia, in questo periodo guarda, si guarda allo specchio, oddio no, sono stanchissimo, no, sì, perché lui si lamenta del fatto che non dormiamo quasi mai delle nottate intere. Vabbè, ora le bimbe sono malate, quindi sai, è un periodaccio, non si dorme, ogni 3 secondi sveglia, mamma, l'acqua, mamma, ho la febbre, mamma, ho caldo, mamma, babbo, insomma, ci siamo anche divisi le stanze in questi giorni, cosa che non abbiamo mai fatto. Ma come dire, in casi estremi bisogna prendere... Quindi niente, si lamenta che non dorme, io non ce la faccio a dormire, non ce la faccio a non dormire. Dice, non ce la faccio a non dormire. Perché? Ma è drammatico, cioè, allora. È drammatico. Anche nella vita. È drammatico. No, perché lui, per quanto riguarda il sonno, si sveglia e poi fatica a riaddormentarsi. Sì. Io invece faccio, cioè, tipo, mi tiro su, tipo esorcista. Tieni, amore. E poi te li metti a letto subito. Quindi, insomma, per lui è più tosta. Sì. Anna Maria, Tommaso, scusate, Michelangelo e Samantha si sono sposati 2 volte, è vero? Ma perché 2 volte? No. Oddio, che ho detto? No, ma ho spoilerato qualcosa. No. Ci siamo sposati una volta, matrimonio civile, municipio,
E poi abbiamo fatto anche la cerimonia con il rito religioso, quindi due matrimoni separati, però certo, è uno, sempre noi. Sempre voi, sì, sì, intendevo questo. Tra l'altro abbiamo delle bellissime immagini tratte proprio da questo giorno che penso sia... Ecco. Oh, che bello! Ovviamente la bimba è blerata. Questo è il giorno del matrimonio, della cerimonia civile. Cerimonia civile. È stato bellissimo questo giorno. Sì, eh? Sì. Anche l'altro, guarda che facce. Questa era durante la luna di miele, magari. Questa luna di miele si fa per dire, perché sì, una sera ci siamo concessi di dormire da soli. Abbiamo lasciato la bimba, che all'epoca c'era solo sole, abbiamo lasciato sole ai miei e abbiamo fatto una notte in albergo, che sembrava di fare chissà che. Però Michelangelo, da buon... cavaliere, sì, mi ha preso anche in braccio, mi ha fatto entrare tutta la scena, tutta la tradizione. Tutto. No, ma è stato bravissimo, cioè, no, è stato proprio il ha fatto tutto da cima a fondo. Si dice da cima a fondo? Sì. Mi ha fatto la proposta con l'anello. A Londra. A Londra, brava. E tu come fai a sapere? Lo so. Hai studiato. Io che non sono mai stata una così romanticona, vabbè, diciamo così. Sei diventata romantica. E dice, vabbè, ma dai, la proposta. Ma che proposta? Ma che ti importa? Cioè, non... No? Cioè, ormai ce lo siamo detto che vogliamo sposarci. Quindi avevo anche paura che se mi avesse fatto la proposta, io... Non avresti saputo cosa dire. Sarei un po' rimasta un po' così, cioè, che non mi avrebbe fatto effetto, no? E invece... Però secondo me poi... È incredibile. Cioè, quando ho tirato fuori l'anello, si è inginocchiato... Ho pianto come una disperata, veramente. Che bello. Tanto ho pianto che a un certo punto mi ha detto, ma... Però rispondimi, è sì o no? Sì, sono lacrime di gioia o di disperazione, esatto, perché non volevi che arrivasse, esatto, questo momento. Però secondo me poi anche dalle foto che vediamo, adesso poi facciamo vedere un'altra vostra pillola, un video. Michelangelo mi sembra proprio simpatico. È simpatico, no, uno che non si prende sul serio. Sì, no, che poi quello che poi le donne in genere dicono, no? Voglio un uomo che mi faccia ridere. E sì, secondo me lui ti fa ridere. Mi fa ridere. Ora ultimamente guarda, un po' meno, glielo devo dire, perché ultimamente siamo proprio assorbiti da, a parte la routine ovviamente che dell'estica, dei totalmente bambini, delle bambine, però anche, non lo so, sai, in questo periodo si sente un po' un'energia, non so se per voi anche così, si sente un po' un'energia un po' più pesante rispetto a prima, no? Post-Covid comunque... Ha portato un po' di... Strascichi. Sì. E forse anche noi, insomma, ne abbiamo risentito, stiamo cercando casa, insomma... Oh, vabbè, sai, sono gli stress. Ma stanno tutti cercando momenti. Casa e cambiano casa qui adesso, questo, è vero? Sì, è vero. Sì, sì, gli stress del momento. Figli, casa, lavoro. E poi perché non dorme. E poi non dorme. Ora, infatti, sto facendo un appello. Dai. Torniamo a ridere come prima, no? Ecco. Però siamo sempre ci si vuole bene, ci si ama e quindi boh, non lo so, insomma, c'è questa una è la famiglia cosa importante. L'amore innanzitutto, il rispetto, avete una famiglia bellissima. Sì. I periodi difficili si superano, certo, quando c'è, certo, tutto questo, infatti, secondo me. Quindi se una donna siete due persone molto fortunate, questo è molto bello. Un nuovo equilibrio, è sempre un nuovo equilibrio. Positivo in ogni cosa, insomma, succedono anche delle cose abbastanza brutte, sì, ogni tanto, però è quello, forse quello ti deve dare una scintilla in più per avere una vita più luminosa. Facciamoci due risate con questo piccolo aiuto video di te, Michelangelo, sul divano. Oh. Bellissimo. E i film horror fanno questo effetto. Questa
In realtà è una sitcom che abbiamo girato, che abbiamo scritto e prodotto noi con altri nostri colleghi qualche anno fa, però in realtà capitano queste cose. Davvero, quindi, succede davvero. Supera, sì, no? sì. No, poi davvero Michelangelo è un giocherellone. All'interno, nell'equilibrio della famiglia, lui è più giocherellone anche con le figlie e fa più casino. Sì. Cioè, no? Io invece devo tenere gli orari, dare la pappa a quella, mandarla a letto a quell'ora. Un gendarme. Un po' più rigida, quasi, per forza. Dico, no, ora la musica non si accende, no, devono andare a letto, no, usciamo, quindi iniziate a prepararvi. Beh, ci vuole il giusto equilibrio. Comunque, sì, noi mandiamo un saluto a Michelangelo. Sì, infatti, ciao, che Michelangelo, è stato protagonista con te oggi. È un volto che, insomma, è diventato un amico di tutti, insomma, per chi segue Un posto al sole, sì, me lo ricordo in Saturno Conto, insomma, un bravissimo attore. Sì. Samantha, grazie mille per essere venuta a trovarci. Grazie a voi. È stato un piacere. Rivederti, è stato un piacere conoscerti e torna a trovarci. La prossima volta vieni con Michelangelo. Quando vuoi, certo, ma insieme. Volentieri, facciamo separati. Portiamo gli sketch qua. Sì, facciamo qua in diretta, assolutamente. Sì. Dai, va bene. Grazie a Samantha Piccinetti. Grazie a voi. E allora, non è finita qui, noi ci vediamo dopo la pubblicità con un altro ospite. A tra poco.